Gianfranco Foti della Trattoria Conti di Roncadelle e oggi prepareremo un trancio di branzino con una panure di nocciole, pistacchi e pinoli su un letto di carciofi e asparagi. Per fare questa ricetta abbiamo bisogno di cuori di carciofo, del pepe di sancho, dei pistilli di peperoncino che sono dei filamenti di peperoncino, del pistacchio, delle nocciole, un po' di prezzemolo tritato, dei pinoli, degli asparagi freschi e un po' di pane grattugiato leggermente tostato. Abbiamo bisogno di un branzino, creiamo un trancio che abbiamo precedentemente sfilettato, quindi creiamo un trancio di branzino, eccolo qua, prendiamo una teglia, un po' di olio d'oliva, mettiamo dell'olio d'oliva, adagiamo il trancio di branzino, dopodiché prendiamo delle nocciole, dei pistacchi, dei pinoli, li mettiamo un attimino, prendiamo un po' di pane che abbiamo tostato precedentemente, lo aggiungiamo al trancio di branzino, prendiamo i nostri pinoli e le nocciole e li appoggiamo. Saliamo leggermente, un po' di pepe e mettiamo in forno. La temperatura del forno è circa 190-195 gradi per circa 6 minuti il nostro branzino è pronto. Okay, prendiamo due carciofi che abbiamo precedentemente pulito. Tagliamo a listarelle, adesso li sgolettiamo un attimo in acqua e acidula con un po' di sale. Ora prendiamo gli asparagi, li tagliamo a listarelle e cuociamo come i carciofi. Ecco, adesso noi prendiamo i nostri carciofi e gli asparagi e li facciamo saltare in padella con un po' di olio extravergine. Ora prendiamo il nostro olio, mettiamo un giro di olio in padella, quando è bello caldo aggiungiamo i nostri asparagi e i nostri carciofi. Li facciamo saltare un attimino. E aggiungiamo un po' di prezzemolo. Adesso, una volta che sono stati fatti saltare, possiamo metterli nel piatto. Vediamo se il nostro trancio di branzino è pronto. Eccolo qua, è pronto e adesso lo adagiamo sul piatto. Prendiamo un po' di pepe di sancho. E un po' di pistilli di peperoncino come guarnizione. Ecco, il piatto è finito. Buon appetito dalla Trattoria Conti di Roncadelle.